Celebriamo oggi la Santa Messa in onore del cuore immacolato di Maria. Vogliamo guardare al cuore di Dio, al cuore di Cristo, al cuore di Maria e al cuore dell'uomo puro. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ci introduciamo così nel tema che affronteremo oggi in questo seminario di consolazione. Per quelli che frequentano questo seminario e che usufruiscono di questo momento per l'insegnamento che entra nel programma. Beati puri di cuore. Parleremo oggi delle beatitudini, ma in questo momento di purificazione vogliamo riflettere sulla purezza del cuore. Cuore e occhi vanno insieme. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché non vediamo Dio? Perché non siamo puri di cuore. Però se noi siamo puri di cuore, arriviamo a vedere Dio, che è in ogni cosa. Lo vedremo in trasparenza. Chi non ha il cuore puro non vede Dio, non lo vedrà mai. Ma chi ha il cuore puro, in trasparenza vede Dio. Avere gli occhi di Dio, ecco il termine del nostro viaggio. Come Dio vede tutto nella purezza, anche noi dobbiamo abbracciare il mondo castamente, vedere tutto castamente, con gli occhi di Dio. Questo è il traguardo della purezza del cuore, della purezza del cristiano. Dio vide che tutto era bello, quello che aveva creato. Ciò che è creato da Dio è sempre bello, e in ogni cosa, dentro ogni cosa, che è termine dell'azione divina, abita lo Spirito Santo, come dice la Scrittura. E tu in ogni cosa vedi Dio. Beato chi sa penetrare talmente le cose da vedere Dio in ogni cosa. Chiediamo al Signore in questo momento gli occhi suoi, perché noi possiamo vedere Lui in tutte le cose e rimanere stupiti della sua bellezza, della sua grandezza, della sua magnificenza, riacquistare lo stupore dei bambini di fronte allo spettacolo bello che si pare davanti ai loro occhi, abbracciare castamente tutte le cose, nulla è impuro. Siamo noi che inquiniamo le cose, ma tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio è puro e bello. E c'è Dio in ogni cosa, cogliere Dio in ogni creatura, cogliere Dio in ogni creatura, e allora le cose non sono più opache e non ci fermano, non ci attraggono, non ci imprigionano, ma sono trasparenti, portano a Dio, ci fanno vedere Dio. Ma il cuore che bisogna purificare, perché sono i puri di cuore che vedono. Chiediamo al Signore in questo momento la purezza del cuore,
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai tutto, purificami il cuore, liberami il cuore da tutti quegli appannamenti che impediscono di vedere. Sono cieco, Signore, io non vedo te nelle cose, perché il mio cuore non è puro. Purifica il mio cuore, Signore, e liberami. Dammi il cuore nuovo, capace di vedere, capace di conoscere, capace di penetrare tutte le cose, capace di amare, vedere e amare. Dacci la libertà, oh Signore, di amare ogni cosa, di posare lo sguardo su ogni cosa con amore e di trovare te, amore eterno. Allora è che noi siamo beati, siamo felici come te, oh Dio. Ishan koti maroakani marakinta yutikia toshalahana shun. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio ed esulteranno. Sì, oh Signore, ti chiediamo questa purezza interiore. Faticosamente dobbiamo acquistare questa purezza, noi che siamo stati ingannati dalle cose, inquinati dalle cose, noi che quando guardiamo sporchiamo le cose, anche le cose belle, le sporchiamo guardando, perché imbrattiamo di quelle che dentro il nostro cuore, le cose belle che tu hai fatto, perché tutto è bello. Dio vide che tutto quello che aveva fatto era bello e disse: bello, bello. O Signore, ti chiediamo questa purezza interiore, vieni a liberarci, Signore, da tutto ciò che inquina il nostro sguardo e inquina il nostro cuore. Dammi un cuore puro, Signore, o Spirito di Dio, vieni, vieni dentro il mio cuore, versa l'acqua pura nel mio cuore, purifica il mio cuore, vieni, o Spirito Santo di Dio, metti il fuoco del fonditore perché tutte le impurità vengono consumate e resti la bellezza e lo splendore dell'oro. Vieni, o Spirito Santo di Dio, in questo momento, su questa assemblea, vieni pioggia divina, rugiada divina, e purifica. Purifica i cuori, purifica gli occhi, perché tutto sia bello a chi è puro. Su di te ho versato l'acqua pura, e siete mondi d'ogni vostra colpa. Ecco, io vi do un cuore nuovo, capace di intendere e di amare. O Padre, che all'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua che porta sempre la vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che sulle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, benedici questo popolo sacerdotale, questo popolo regale, rinato nel battesimo, e ravviva in questo popolo la grazia battesimale, perché ti possa riamare con cuore puro e vedere con occhi mondi. Per Cristo nostro Signore. Amen.
alla tua destra è seduta la regina splendente di oro e di gemme. Preghiamo. O Padre che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e messosi a sedere gli avvicinarono i suoi discepoli, prendendo allora la parola li ammaestrava dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno consolati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Beati, cioè fortunati, o meglio felici, makarios,
Le beatitudini formano un tutt'uno del messaggio del Figlio di Dio agli uomini. È il messaggio di colui che ha realizzato il regno di Dio sulla terra. E in ogni beatitudine è il volto di Cristo. Per cui questo insegnamento porta il titolo Le beatitudini e il volto del Signore. Beati quelli che comprendono queste beatitudini, la luce del volto di Cristo si rifletterà su di loro e saranno beati. Beato colui che riflette la luce del volto di Cristo, sarà Makarios, beato. Le scritture spesso parlano di beati. Un centinaio di volte nel Vecchio Testamento ricorre questa voce: beati, beati, beato chi teme Dio, beato chi osserva la sua legge. C'è anche una beatitudine in Siragide 31, beato il ricco che si conserva mondo da ogni macchia, perché la ricchezza inquina. Però tutte le beatitudini del Vecchio Testamento sono tante, belle, hanno una prospettiva circoscritta, ha una visione di questo mondo, anche quando hanno per oggetto Dio. Sono sul piano sapienziale, sul piano spirituale, sul piano morale, anche quando riflettono la luce di Dio. Però le beatitudini del Vangelo, queste otto beatitudini, a cui potremmo aggiungere le altre quattro, queste otto beatitudini formano un tutt'uno ed hanno una valenza diversa dalle beatitudini che troviamo in tutti i termini del Vecchio Testamento. Hanno una valenza cristologica e una valenza escatologica. La valenza cristologica è questa: che è Cristo che ha realizzato il regno di Dio, perché sono le beatitudini del regno. È in Lui che si realizza il regno di Dio. Al centro delle beatitudini è Cristo, Signore, nella luce sfolgorante del suo volto. Coloro che circondano Cristo, Signore, realizzando il suo regno, si illuminano di Lui e sono beati della beatitudine di Cristo, Signore, realizzatore del regno. Ecco la dimensione cristologica e messianica delle beatitudini del Vangelo, che segnano per l'uomo l'ottuplice sentiero, una strada ad otto corsie, che immettono nel regno dei cieli e si illuminano della luce del cielo. Ma anche hanno una valenza escatologica. Il che significa che si proiettano al futuro.
è l'escaton che traspare in queste beatitudini. Sono orientate verso l'escaton, verso il futuro. Però attenti, la felicità che viene promessa a coloro che si trovano in questo elenco è una felicità presente, non futura. Il bene futuro è in dimensione escatologica, ma la felicità è di oggi. Voglio dire che queste beatitudini non sono una promessa di Cristo come compensazione consolatoria delle sofferenze, degli stati di angoscia in cui l'uomo si trova. Non è una compensazione futura che il Signore promette, non è una felicità futura. Felici quelli che soffrono perché saranno consolati. La felicità non è futura, la felicità è presente, il bene è futuro, per cui è già felice, è già beato chi è povero, già è beato qui chi è afflitto, è già beato qui chi è puro, è già beato qui chi è misericordioso. Perché? Perché partecipa della beatitudine di Cristo, povero, afflitto, mite, misericordioso, perseguitato. La felicità è presente, non è futura, il bene è futuro. E in questa promessa, che già è radicata nel presente, che noi dobbiamo fissare lo sguardo, abbiamo la caparra del futuro. E questa caparra del futuro crea felicità all'uomo che è congiunto a Cristo, che già ha realizzato in Cristo il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Noi siamo i cittadini del regno, il regno dei cieli già presente ma in marcia verso l'avvenire e composto di poveri, di afflitti, di miti, di puri, di misericordiosi. Questa è la popolazione, è il popolo del regno dei cieli. E se voi siete così, già siete il popolo eletto, il popolo nuovo, siete cittadini del regno. Per questo dovete essere felici, siete fortunati, siete beati, partecipate ormai del regno di Dio, siete cittadini del regno e il regno è Cristo. La luce del volto di Cristo si riflette sul povero, sull'afflitto, sul mite, perché il Cristo si presenta, realizzatore del regno di Dio, povero, mite, misericordioso, pacifico, puro. E allora le beatitudini sono di oggi. Siamo beati, siamo felici. Il bene sarà futuro, ma la caparra già è presente, la radice è presente. Siamo un popolo in marcia verso il futuro. Cantando possiamo camminare verso il regno futuro che già è presente, perché abbiamo Cristo con noi, colui che cammina con noi verso l'eternità, colui che ha preso noi e con noi cammina verso l'Eden, cammina verso il cielo, che si apriranno davanti a Lui, e dove Lui entrerà, e con Lui entreremo anche noi, se lo abbiamo seguito. Questo è il regno dei beati.
felici, beati. Gli uomini hanno una diversa concezione della felicità. C'è un lungo elenco, guardando alla storia dei popoli, alle filosofie o ai grandi, i quali hanno parlato di felicità. C'è il mondo che dice la felicità è nell'avere e nel godere e nel possedere, ma è una felicità vuota. Se ne accorge l'uomo stesso, che praticando la via delle tre concupiscenze e saziandosi non trova la sua felicità, perché la felicità del cuore dell'uomo trasborda l'uomo. Il cuore dell'uomo è finito, ma ha una potenzialità infinita, e soltanto ciò che è infinito può colmarlo. C'è una felicità per l'Islam, c'è una felicità per il Buddismo, c'è una felicità per l'Induismo, sono felicità spirituali, ma sono felicità caduche. Ci sono pensatori che danno definizioni di felicità. La felicità è nella pienezza della vita. Runner. La felicità, Congar, è nell'avere tutto il proprio essere, possederlo. Ma non viene centrata la felicità. La felicità è una per l'uomo. La felicità è Cristo, dono del Padre. Soltanto chi ha Cristo è felice, perché l'uomo è fatto per Dio. Dio si rende presente in Cristo. Chi ha Cristo è felice. Il suo volto si illumina ed è beato. Ecco perché parliamo di una valenza cristologica ed escatologica. Cristologica perché il vero beato è Cristo, escatologica perché il Cristo si rivela a noi nella pienezza, nell'escaton, ossia al termine del nostro viaggio. Ma è già con noi velato nel viaggio e non lo sappiamo, ed è per questo che siamo felici. Beati i poveri di spirito, ecco la prima categoria. Abbiamo tre categorie e cinque atteggiamenti che rendono felici. Beati i poveri di spirito. Le prime tre categorie sono fondanti, sono nepioi, tokoi, tapei noi, secondo il testo. Cioè nepioi, i bambini, i piccoli, tokoi, i pitocchi, quelli che non contano. Tapei noi, i tapini, quelli che sono gli ultimi. Ecco, in queste tre parole del testo, nepioi, tokoi, tapei noi,
sono le tre beatitudini che si amalgamano, ma dove emerge la povertà nel senso di essere i piccoli del regno. E le rivelate i piccoli, ecco i poveri. Le rivelate i piccoli. Nessuno conosce il padre se non il figlio. Nessuno conosce il figlio se non il padre. Ma conosco i piccoli. Non toccate questi piccoli, perché di essi è il regno dei cieli. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, piccoli, non entrerete mai, non comprenderete mai. Ecco la beatitudine fondamentale, la povertà di spirito, la mitezza, l'umiltà. Imparata da me che sono mite ed umili di cuore, diceva Gesù. E Gesù il povero, colui che si illumina unicamente di Dio. E Gesù il mite di cuore, che possiede la terra al possesso del mondo. E Gesù che è umiliato. Ed è per questo che attraverso l'umiliazione è onorato e diventa grande ed ha un nome più grande di ogni altro nome e davanti a cui si piega ogni ginocchio. Anche noi siamo chiamati alla povertà di spirito, la povertà. Però una povertà non materiale è la povertà di spirito. Cioè chi non è attaccato alle cose della terra, chi ha superato tutte le attrattive del mondo, perché ha trovato la felicità che è Cristo. Cristo è tutto. Beati i poveri, perché hanno tutto. Ecco, beato è Francesco, povero, che sposa Madonna povertà, e beato è felice e canta. Ha trovato Cristo povero, si è immedesimato in Cristo povero e predica la povertà come la beatitudine del regno. Il suo volto è raggiante perché è povero, non dipende dalle cose, è libero, ha soltanto Dio, Dio mi basta, ecco il mio Dio e il mio tutto. E si identifica a Cristo, si trasforma in Cristo. Ama Cristo talmente che diventa l'afflitto per Cristo. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Porta le piaghe di Cristo, perché si è assomigliato a Lui, si è trasformato in Lui, lo ha amato. È per questo che è beato. Beati puri di cuore. La purezza del cuore. Il cuore mondo. Se il tuo occhio è puro, tutto è puro. Se il tuo occhio è inquinato, tutto è tenebra. Gli occhi di Dio. Avere gli occhi di Dio, ci pensate? Beato chi ha gli occhi di Dio. Dio vide che ogni cosa era buona, bella. Niente è impuro davanti a Dio, tutto è bello. Beato chi ha gli occhi di Dio, può abbracciare tutto e tutti. E può vedere oltre, può vedere sempre Dio. Guarda Dio. Perché? Perché il suo cuore è puro. Gli occhi di Dio. Il cuore di Dio. Beato chi ha il cuore di Dio puro, avrà gli occhi di Dio, vedrà Dio. Già Dio è presente in questo mondo.
Beati gli operatori di pace, perché Dio è pace, Cristo è pace. Beati coloro che vivono la pace, vivono Cristo. Il volto di Cristo è pace, pacifico. Beati coloro che operano la pace, vivono la pace, portano la pace, e la pace è Cristo. Hanno realizzato Cristo. Beati, beati sono costoro, sono i cittadini del regno. Beati quelli che hanno fame, che hanno fame di giustizia, della verità, della santità, che vivono per Dio, giusto e santo, che amano la giustizia di Dio, la verità di Dio, perché saranno saziati. Già c'è una sazietà iniziale, ma questa sazietà sarà completa, perché egli nutre gli affamati, dall'acqua gli assetati. Beati i perseguitati a causa di Cristo, il grande perseguitato dal mondo, dagli uomini, colui che è issato sulla croce come rifiuto della terra, ma che diventi il salvatore del mondo. Beati coloro che sono associati a Cristo Redentore, che danno il loro contributo perché il mondo si salvi, e sono Cristo che cammina in questo mondo. Beati i malati, perché portano Cristo. Beati i sofferenti, perché portano Cristo. Beati, beati coloro che hanno la misericordia, perché Dio è misericordioso, perché Cristo è misericordioso, ed essi condividono il cuore di Cristo, hanno il volto di Cristo, i sentimenti di Cristo, sono un tutt'uno con Cristo. Fratelli e sorelle, nelle beatitudini, per quella valenza cristologica, c'è Cristo, è Cristo che ha realizzato le beatitudini. Egli è il beato, egli è il felice. Beato colui che guarda a Cristo, si immedesima in Cristo, lo segue, si illumina della sua vita, prende in sé la povertà di Cristo che ci distacca da ogni cosa. Prendi in sé la mitezza di Cristo, l'umiltà di Cristo, impara, imparata da me, che sono mite ed umile di cuore. Beato colui che è puro come Cristo, nato dalla Vergine Maria, la pura e la santa. Beato chi è misericordioso, perché il misericordioso è Dio, e lui che ha il Chesed. Lui è il Casid, e tutti siamo i Casidim, figli di Dio. Beati, beati noi, che viviamo il Cristo, perché Cristo è la felicità, Cristo è la beatitudine. È una beatitudine in cammino, è un fiume che cresce, dalla sorgente diventa grosso, e cammin facendo si ingrossa, ed entra nell'eternità. E convoglia tutti quelli che vogliono essere in questo fiume, in questi 8 canali di un unico fiume, che si ingrossa e penetra nell'eternità. Fratelli e sorelle, il tempo è breve, ma vi sia sufficiente quanto abbiamo detto sul senso delle beatitudini. Abbiamo parlato in questi giorni di consolazione. Qui c'è la consolazione promessa agli afflitti, ma la consolazione è in tutte le beatitudini, perché la consolazione dell'uomo è Cristo, il grande consolatore, perché la consolazione dell'uomo è lo Spirito di Cristo, consolatore permanente, che è dentro di noi. Beato chi comprende queste cose, la tristezza non vedrà più il suo cuore,
perché la beatitudine è già iniziata in lui, la felicità è già entrata in lui. E più uno sarà povero, più afflitto, più mite, più affamato e assetato e perseguitato, più sarà felice, crescerà la sua felicità. Per questa conformità a Cristo, per questa somiglianza a Cristo, perché Cristo si realizza in lui, diventa Cristo. Egli veramente realizza in sé il regno di Dio. Beati, beati voi, dice Gesù, rivolgendosi agli apostoli. E quando Gesù termina il suo discorso sulla montagna, dopo aver pronunziato le 8 beatitudini, la folla che è distante acclama Gesù. Dice l'Evangelista che la folla applaudì Gesù. La folla non era presente, erano presenti i discepoli. Siamo qui a due livelli: Gesù sulla montagna, i discepoli attorno a lui, più sotto, a valle, tutto il popolo. Però il discorso rivolto ai discepoli è rivolta a tutta la folla, e la folla percepisce e applaude a Cristo Signore. Nessuno mai ha parlato come costui parla. Fratelli e sorelle, siate consolati questa mattina di quella consolazione che scende dall'alto, e camminate tutti, camminiamo tutti insieme verso il regno di Dio, che è già in noi, ma che sarà pieno nell'ultimo giorno. Camminiamo con Maria, la vera beata, la beata sempre Vergine Maria. E lei che ha gli occhi di Dio, ha il cuore di Dio, e lei che è la povera, lei la mite, l'umile tra tutte le creature, e lei l'afflitta. E lei che usa misericordia perché nel suo cuore ha la misericordia del figlio. E lei che ha fame e sete. Sete di santità, sete di verità, sete di Cristo. E lei che comunica Cristo, verità e giustizia e amore. E lei che la pace. E lei la pacificatrice, e lei che insieme con Cristo porta la pace nei cuori, la pace nel mondo. E lei la perseguitata dagli uomini, perseguitata dal maligno, che è costretta a fuggire, come dice il capitolo 12 dell'Apocalisse, costretta a fuggire perché è perseguitata dal dragone infernale. Ma lei è beata con il figlio che tiene in braccio, il figlio maschio. Beata lei, beati anche noi insieme con lei. E questo, il popolo nuovo, il popolo del regno di Dio, beati noi fratelli e sorelle. Questa è la grande consolazione che abbiamo già dentro di noi, ma che crescerà cammin facendo ed esploderà proprio quando entreremo nel regno dei cieli, nell'ultima fase, quando la sposa che siamo noi scenderà e la luce di Dio splenderà per sempre sul volto dei beati. Amen. Amen. Ecco, Giovanni domanda: chi sono questi? E l'angelo dice: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura di sorte, perché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà le fonti delle acque della vita. Però già siamo beati
fin da questo momento. Non dobbiamo più attendere. La beatitudine la portiamo dentro di noi se portiamo Cristo. Fratelli e sorelle, questo è il senso della beatitudine. Beati siamo ora, felici siamo ora, fortunati siamo ora. I beni che vengono promessi nella pienezza sono futuri, ma avendo la promessa che è garanzia, avendo la caparra, noi siamo beati perché già siamo in possesso per questa caparra e per la fedeltà di Dio di tutti quei beni celesti che un giorno avremo nell'eterna dimora. Amen. Vogliamo invocare, o Signore, il tuo nome su tutti noi perché cresca la fede nella tua parola. Vogliamo, Signore, adesso invocare il tuo nome potente perché venga in mezzo a noi, o Signore, e innalzi nei nostri cuori una lode a te. Signore Gesù, potente Signore, vieni, tu che oggi ci hai chiamati beati, vieni, o Signore, perché noi facciamo l'esperienza di questa beatitudine, o Signore, nel nostro cuore, perché i nostri volti non sono cambiati, o Signore, allora ci deve essere qualcosa che tu devi fare, un tuo intervento quest'oggi nei nostri cuori. Signore, donaci di fare l'esperienza di questa beatitudine adesso in questa santa celebrazione. Signore, noi ti invochiamo, passa in mezzo a noi, Signore Gesù, tu che sei il potente, passa, o Signore, perché i nostri cuori, o Signore, si aprano a te, o Signore, e possano accogliere la tua parola, che è questa che ci salva e ci guarisce. Vieni, o Signore Gesù, potente Signore, invochiamo tutti con le labbra, Signore Gesù, vieni, vieni Signore Gesù in mezzo a noi, vieni adesso Signore, invochiamo il tuo nome, o Signore, vogliamo aprire questi cuori di pietra, o Signore, per farli diventare cuori di carne. Signore, tu sei il consolatore, vieni perché ho bisogno di te adesso, vieni per me, o Signore, per la mia situazione che tu conosci, o Signore, intervieni questa mattina, Gesù, tu sei il potente medico, guarisci mio Signore, salvami Signore, ed io avrò la vita. Prendiamoci per mano. Jesus.
suo nome. Passa in mezzo al tuo popolo, Signore Gesù, in questo momento. Vieni, oh Signore Gesù, a toccarci con la tua mano. Vieni a consolarci, oh Signore. Noi apriamo in questo momento il nostro cuore a te. Sei tu, oh Signore, che ci hai chiamati beati. E noi vogliamo essere beati con te, oh Signore. Vogliamo affidare tutte le nostre angosce, tutte le nostre malattie nelle tue mani, oh Signore, qui alla tua presenza. Tu che passi, oh Signore, vieni a toccare ognuno di noi. Tu ci conosci, oh Signore, uno per uno, Signore, e sai, oh Signore, in questo momento quello che noi ti chiediamo, quello che noi, oh Signore, abbiamo di bisogno nel nostro cuore, nel nostro spirito, nel nostro corpo. E allora toccaci, oh Signore, passa in mezzo a questo tuo popolo. Tutti dobbiamo cantare adesso. Beati voi afflitti, perché siete consolati. Il Signore consola il suo popolo. Tante persone sono consolate in questo momento, tanti cuori sono presi da grande pace e grande gioia. Alcune persone che sentivano un peso nel cuore sentono leggerezza, altre persone che avevano un grumo dentro il petto se lo sentono libero, perché il Signore è venuto. Il Signore guarisce la trachea di una persona, guarisce le gambe di un'altra persona che si sente leggera. Il Signore tocca il fegato di una persona ingrossato, faccia le analisi, transaminasi e poi trigliceridi e altri valori saranno nella norma. Signore, ti ringraziamo di quello che stai facendo. Grazie. Oggi tu liberi un carcerato. Grazie. E la famiglia è contenta. Grazie, perché Signore, ha pregato tanto. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché tu hai modificato i valori del sangue di una persona. Grazie, Signore.
Grazie perché femmo un cancro al colon. Grazie, Signore. E adesso, Signore Gesù, ti preghiamo per tutti questi cari ammalati. Sì, ancora una volta ti preghiamo per tutti quelli che si raccomandano le nostre preghiere. Ti preghiamo per Alessandro, questo leucemico. O Signore, visitalo, questo ragazzo di 14 anni. Visitalo, Signore. Ti preghiamo per tanti e tanti ragazzi e ragazze qui presenti che gridano a te. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Ecco, gli angeli del Signore sono qui con i fazzoletti in mano per asciugare le lacrime di tutti quelli che piangono. Ecco, io sono in mezzo a voi, dice il Signore. Io passo in mezzo a voi. Io sono il Signore che vi consolo. Alleluia. Alleluia.